Buon venerdì! Oggi è venerdì e parliamo di novità e scoperte, anche di colpi di fulmine, perché a dire il vero qualche prodotto l'ho provato un po' di più, diciamo, e quindi siamo già, no? Oltre le novità e le scoperte. Come state? Innanzitutto sto indossando quel famoso vestitino che avete visto nel video dedicato a Shein. Devo dire che mi piace molto, non l'ho ancora utilizzato fuori casa, ovviamente con le collan, cioè vestita con gli stivali, insomma, io ve l'avevo fatti vedere così. Ho delle gran belle novità, non tantissime, poche ma buone, come si suol dire. La mia estetista. Rieccomi. Allora mi dava gli appuntamenti per massaggio e semipermanente. Ah, questi capelli andrò sicuramente, non dico, però a sistemarli un po', ecco, un pochino devo andare. Andrò. Allora, vi dicevo, tante belle, no, tante, un po' però, dai, un po' di belle novità. Vi lascio il pezzo forte tra un po'. No, sono tutti pezzi forti, non è che posso dire questo, quello, sono tutti pezzi forti. Allora, partiamo col botto perché Lab Care ha fatto uscire un nuovo siero. Quanto amiamo Lab Care tutti, tutti, perché ormai siete coinvolti tutti, sia qui che su Instagram, perché quando ne parlo mi dite anch'io, grazie a te ho scoperto Lab Care e io ne sono felicissima. È uscito, lo conoscerete, il Molecular Anti-Aging Serum Viso. È un siero che ovviamente sto già utilizzando, loro me l'hanno inviato già un po' di giorni. Antiossidante e glow, molto bello. Tra l'altro contiene l'astaxantina che dà quel colore che ora vi farò vedere, ma anche il resveratrolo fermentato, tocoferolo, estratto di liquirizia che ha un potere, credo, se non erro, sbiancante o comunque migliora sì, dona luminosità alla pelle, ecco, ha la capacità di donare luminosità alla pelle, di renderla più omogenea, più chiara, più insomma più bella. Eccolo qui, mi è piaciuto moltissimo, sia a livello ovviamente di texture, sia a livello di una volta applicato, quindi effetto sulla pelle, mi è piaciuto moltissimo. L'ho utilizzato spesso alla sera, ma anche al mattino, ovviamente. E contiene ovviamente acido ialuronico, del mio amato acido ialuronico a 5 pesi molecolari. Vi faccio vedere nel dettaglio. E i prezzi sono sempre top. Top, top, top. Lo cercavo quando sono andata al DM e vi farò vedere un po' di novità, un po' di acquisti fatti al DM, ma pochi. E non c'era, meno male, perché poi loro me l'hanno gentilmente inviato. Poi andiamo avanti. Andiamo avanti parliamo sempre un po' di, insomma, di questo aspetto della pelle che la vogliamo bella omogenea, uniforme, chiara, luminosa, no? Glow. I MIM, che è un brand, insomma, col quale collaboro già da, posso dire, quasi anni, perché mi hanno inviato vari prodotti, contorno occhi, ormai insomma lo sapete. La crema colle décolleté top, ecco, i miei top sono questi più o meno che vi ho citato, ma anche la crema viso all'acido ialuronico che ho finito già 2 volte, quindi insomma, ok. E mi hanno inviato la crema a viso anti-macchie che sto già provando di MIM, appunto. Lo trovate su Amazon, vi lascio qua sotto ovviamente il link, eccolo qua. Il pack è sempre lui, inconfondibile, nero, così un po' lucido, bello, molto, molto bello. Vabbè, io ho già tolto il secondo coperchietto, sapete che io li odio, cioè li butto via subito, e la sto già utilizzando. Non vi so dire, se è una crema antimacchie, se ha funzionato, perché la utilizzo da pochi giorni, quindi queste sono neanche primissime impressioni, meno.
Mi è piaciuta, mi sta piacendo, la sto utilizzando, vediamo. Non ho grandi macchie, imperfezioni, quello no. Però comunque, insomma, noto se un prodotto fa effetto. Ho proprio qualche macchiolina, ora non so, ho messo un po' di fondotinta, sempre fondotinta leggeri, però qualche piccola macchietta c'è. Ecco. Vedremo, ne riparleremo. Poi passiamo a, ho messo tutto qua nel sacchettino, Eteria Cosmesi Naturale. Mi è arrivato un pacco meraviglioso da Eteria e me lo mandava quella donna meravigliosa che è Maria Elena, alla quale mando tantissimi baci, non uno solo, e regalo di Natale, poi ti arriverà il mio ovviamente. E allora, tutte novità che non conoscevo. Allora, innanzitutto mi ha regalato questo che devo ancora provarlo, che è la maschera Air Mask ristrutturante, la maschera ristrutturante per i capelli. Sono curiosissima perché avevo provato qualche prodotto, questa con acido ialuronico, per i capelli, ma secoli fa. Secoli. Poi un kit, ora la scatola non ce l'ho più, ho già tolto tutto, che conteneva, si chiamava Ethereal e qualcosa, non me lo ricordo neanche, questo che è il body cream, eccolo qua, che bello, bellissimo anche il pack. Poi ovviamente abbiamo come si chiama, shower gel. Che bello! Questo qua me lo porto via. Adesso partiamo, tra poco. Devo ancora preparare tutto, ovviamente, sempre la solita ritardataria. Me lo porto via, assolutamente. Sì, devo fare ancora il beauty, devo fare tutto. Poi, no, aspettate, c'è un'altra cosa che è il roll-on. Che bello, bellissimo. Tra l'altro elegantissimo, stupendo. E questo è sempre della stessa linea, Acme Softly, profumo oil roll-on. Guardate che bello, stupendo, che questo me lo porto. Non ho detto che è molto buono, gliel'ho fatto sentire. Poi, no, ma non contenta di tutti questi prodotti meravigliosi, mi ha mandato, cioè mi ha regalato. Poi ci sono dei campioncini, due baci cosmici e poi vabbè, un po' di campioncini, caramelline, c'era di tutto nel pacco di Eteria, vabbè, ve l'ho fatto vedere su Instagram, che sono questi due, che belli. Questo tra l'altro non l'ho ancora provato, sono curiosissima questa versione. E wow, bello anche questo, ecco, questo magari me lo porto. Sono stupendi, io non so come ringraziarti, sei meravigliosa e poi eterea, lo sai quanto io la ami e quindi top. Poi, altra cosa, sapete che con Bio Boutique La Rosa Canina ho questo codice sconto che è Sara20, 20% di sconto e un tot di voi, mi sembra 15 persone, quando lo utilizzano, poi mi contatta Bio Boutique La Rosa Canina per scegliere qualcosa. Cosa ho scelto? Avendo terminato il profumo di Eteria Cosmesi Naturale, sempre lei, che è il Vanilla For Real, l'ho scelto appunto, ho scelto questo perché, insomma, di solito spesso mi fermano, mi dicono: ma che buono, ma cos'è? E è un profumo secondo me buonissimo. Ho letto delle recensioni negative, ma eccolo qua. E quindi, insomma, ho scelto di prendere questo e poi ho scelto di prendere due maschere della Lepo, che è un brand interessante. Non le ho ancora provate, quindi ecco, in questo caso tanti prodotti non li ho provati, altri sì. Questa è la maschera illuminante rivitalizzante e questa è la maschera anti-età effetto lifting. Sono maschere in tessuto
Non sapevo che Lippo avesse fatto delle maschere in tessuto e quindi sono curiosissima di provarle. Poi passiamo a una novità, secondo me, stupenda, anche se poi, vabbè, ora poi vi racconto. Praticamente su Instagram mi appare scritto, non so se l'avete visto anche voi, Aromazon Italia. Sono impazzita e infatti ho fatto un ordine. Vedete Amazon, peccato che l'ordine è arrivato, vabbè, poi è arrivato tutto a posto, però è arrivato dalla Francia, da Avignone, quindi boh, non lo so. Infatti avevo detto a Antonio che voleva andare in Costa Azzurra, che da noi è vicina, da Genova, insomma, un'ora e mezza, così, più o meno due, vabbè, dipende, insomma. Perché ho visto che ci sono dei negozi, anche a Nizza, mi sembra. Vabbè, comunque, a parte questo, ho fatto un ordine perché ho avvistato dei prodotti che non avevo mai visto su Amazon, forse non so se ho mai ordinato in passato materie prime principalmente, ma ora ci sono dei prodotti che sicuramente avrete anche voi visto, che sono qualcosa di incredibile, che io ho già provato, sto già provando, ma vi lascerò ovviamente tutto nell'info box. Ho preso, allora, io ho preso 5 prodotti e ho speso sui 35-36 euro, cioè no, non ho parole. Allora, casca tutto qua, casca anche l'asino. Partiamo dal primo, ovviamente ho preso, indovinate voi, ta-ta-ta-tan, sieri. Allora, questo è il siero all'acido ialuronico 3,5%. Hanno packaging diversi alcuni, vabbè, poi li vedrete, insomma. E questa è un'azione ovviamente idratante, anti-age, concentrata e eccetera, eccetera, eccetera. E ovviamente l'ho già provato a questo tipo di pump, mettiamolo dall'altra parte così. Ok. È in gel, non ha una formula liquida. No, è un gel, però nessun effetto, anzi molto levigante. Ho notato subito una grande levigatezza della pelle e oltre che essere idratata e rimpolpata, quindi mi è piaciuto tantissimo e i prezzi sono molto interessanti. Poi Aromazon, non so se lo conoscete, comunque penso di sì, fa dei prodotti meravigliosi. Quindi vabbè, made in France, io pensavo se ci fosse già, fossero in Italia, ma vabbè, non importa, comunque sono arrivati in pochi giorni. Poi altro siero, questo è alla vitamina C, 10% di vitamina C. Poi ne parleremo meglio, anzi ho in mente un video, dei video dedicati sempre ai sieri, agli attivi. E questa contiene un po' come quello di Lab Care l'Astaxantina. Astaxantina, esatto, vedete, ve le faccio vedere. Questo ha un'azione antiossidante e éclat, luminosità. Ve lo faccio vedere. Questo è proprio il colore che dà l'Astaxantina. Questo invece è liquido fluido, vedete? E questo regala una luminosità, secondo me. Lo sto già anche questo un pochino utilizzando, non mi sono fatta un'idea precisissima, diciamo, però mi ha molto colpito, molto. Poi, ma aspettate perché arrivano altri. Questo, vabbè, io sono pazza in questo periodo dell'acido azelaico. Comunque, questo è il siero all'acido azelaico al 10%. Eccolo qua. E dice, vediamo se ci vedo, che è concentrato e insomma ha la capacità di andare anche qui a uniformare, migliorare se avete imperfezioni, insomma, ok, ci siamo capite. Ora questo dove lo metto? Qua. Ne ho anche uno molto valido di degli Yankee List che mi piace altrettanto. Lo metto qui perché qui ho il bacio cosmico.
E anche questo mi piace molto per ora. Poi arriviamo, secondo me, a uno dei pezzi forti di questo ordine, perché questo è il siero al bacuchiol, quindi retinolo vegetale per chi ha una pelle particolarmente sensibile, reattiva. Io, ad esempio, una volta l'avevo utilizzato, ero diventata tutta rossa, vabbè, e quindi io non posso utilizzare il retinolo se non in rarissimi casi. Comunque, questo è il siero al bacuchiol, anti-age, anti-imperfezioni, anti-età, eccetera, eccetera. Ve lo faccio vedere. Questo invece, vedete, ha il contagocce, è diverso, come appare, insomma. E questo è fatto così, come texture e come questo mi piace molto utilizzarlo alla sera. È leggero, ma non so, devo studiarmelo ancora. Questi prodotti non li ho ancora. E anche questo mi ha sorpreso. Ultimo prodotto, ho preso un siero per le ciglia. Questo, guardate che carino, bellissimo anche il pack, vero? Pagato tipo 4 euro, cioè, ma delle cose che non ho mai visto. È incredibile, veramente. Questo è il siero per ciglia all'olio di ricino, fortificante, allungante, eccetera, eccetera, eccetera. 6 ml, durata 6 mesi. Ne sto utilizzando uno che mi piace molto, che secondo me ha fatto un pochino. Vabbè, ora ovviamente ho il mascara, però sento le ciglia più fortificate e forse anche un po' più allungate, che è quello di Wycon. Ed è fatto così, appunto. Quindi lo applicate alla radice sopra, cioè sopra quale ciglia? Alla radice intendo, sì, ecco. Vediamo. Questo invece no, questo non l'ho ancora utilizzato. Poi passiamo a DM, dove ho trovato qualcosina invece non l'ho trovata, perché avevo visto sul sito che è riuscito un prodotto che ho amato tantissimo. Non so dove l'ho visto, penso su Instagram, che è nuovamente riuscito questo prodotto che io, vedete, che conservo, Sugar Scrub con zucchero brown, quindi di canna, e semi di chia. Ve lo ricordate? Però non l'ho visto, non c'era. Vabbè, cosa ho preso? Tiro fuori dal sacchetto e vediamo. Allora, non avrei dovuto prendere questo prodotto, perché io per i capelli, quando passo dal reparto capelli, non guardo, perché dico: no, Sara, sei piena di prodotti per capelli. Ho un capello, tra l'altro, qua. Aiuto. Ok. Mi si era appiccicato su bacio cosmico. Ho avvistato però, no, sono passata perché volevo guardare se c'erano quei famosi prodotti che vi ho fatto vedere nei terminati, che vi dico sempre, secondo me non ci sono più, confermo, non ci sono più. Però ho avvistato una nuova maschera per i capelli e lì ci sono caduta in pieno, ma c'era solo questa, poi le altre sono di altre linee, diciamo. E ho preso questa, che è una maschera intensiva. Ora ve lo faccio vedere. Allora, maschera nutriente 3 in 1 per capelli danneggiati al profumo di vaniglia e con olio di mandorla. No, ho detto no, ma questa deve essere mia. No, io impazzisco. E quindi niente, l'ho presa, però vabbè. E ovviamente è ancora chiusa, non ho provato niente, eh. Niente, sono andata l'altra mattina. Se mi seguite su Instagram l'avete visto. Non ho più batteria. Poi, sempre per i capelli, non avevo mai visto, o meglio, hanno rifatto il packaging. Ok, e io ci sono cascata per il packaging. Questo è il Glossy Brown. Ho preso solo lo shampoo, che qua non avrei dovuto prenderlo. Però ho detto: dai, fammelo prendere, vediamo un po'. Devo sempre. Ah, sì, è proprio scuro come i miei capelli. Che bello, così lo provo. Bene, vediamo come sarà, se intensifica oppure no, non fa un tubo.
La maschera che io compro nella bustina, che si chiama Cura, insomma, comunque della stessa linea, Glossy Brown, mi piace tantissimo e intensifica molto il colore, cioè lo rende più bello. Sì. Poi ho preso una crema mani perché non ne ho abbastanza, non è vero, sono piena di creme mani, ma le utilizzo costante, sono proprio fissata. E anzi, questa me la porto via così la provo. Questa non l'avevo mai vista. Costo tipo meno forse anche di 1 euro, non me lo ricordo. Adesso poi vi lascio tutto qua sotto. Questo è latte e limone, insomma, deve essere buonissima. Poi ho preso un bagnoschiuma nuovo che non avevo mai visto, che sta perdendo benissimo. Fantastico, anche sporcato la tovaglia. Ed è questo. Guardate che carino, scusate, continuo a non farvelo vedere. 300 ml e vabbè, insomma, una novità con la coccinella. Carina. Poi, cosa ho preso? Ho preso dei prodotti di Alverde che in genere non compro, però mi piacciono molto i prodotti per i capelli di Alverde, ad esempio. Ho preso questo che penso fosse una novità, che sono i paciocchi idratanti di Alverde. E poi ho preso il siero alle ceramidi di Alverde a fare un po' un confronto. Quello al Q10 è migliore quello, tra quelli, scusate, al Q10 è migliore quello di Balea. Però ho detto, ma sai che c'è? Lo provo, non l'ho ancora neanche provato, vediamo. Eh beh, sembra promettere bene. Poi ho preso un pennello della Ebelin che fa strumenti, attrezzi, tool, dischetti, ok? Un pennello per le maschere, mi ha abbastanza catturato, non so se lo vedete, come è fatto, è zigrinato. È piccolino, mi sembra abbastanza piccolo, sì, è così. Vabbè, comunque per le maschere in crema. Poi ho preso di Balea, non le compro mai, però dico vabbè, fammele provare, sono che sono una novità. Sono questi concentrati per occhi e labbra da utilizzare e questi sono a effetto levigante con olio di qualcosa, vitamina E, lo faccio vedere e li proverò, insomma, vediamo come sono, magari me li porto via. Ultimo prodotto a 1,99 euro, questo è già il secondo che compro, è una crema meravigliosa, una body lotion, ma è meravigliosa, non so se ve l'ho mai fatta vedere, ma io la amo follemente. Sì, è una body lotion, ma molto nutriente, molto, molto anche idratante, volevo dire nutriente, perché contiene degli oli, ma non è pesante, è stupenda. Basta, queste erano tutte le novità, tutte le scoperte di questo periodo, poche ma buone, interessanti, secondo me molto interessanti. Fatemi sapere come sempre quello che pensate, quello che insomma, vi ha colpito di più, scrivetemelo perché sono curiosissima. Un bacio e buon fine settimana. Ciao!